Ho deciso di sposare questa casa perché mi sta molto a cuore. Essendoci passato, non posso far finta di niente e voglio comunque testimoniare il fatto che con lo sport, con quello che io faccio, è stata la mia più grossa terapia e voglio trasmettere questa cosa che si può venirne fuori con l'aiuto, con i professionisti, affidandosi ai professionisti come IGBD, si può venirne fuori e non bisogna rimanere soli. Quindi per me è importante perché bisogna rimanere umani e volersi comunque bene a se stessi, cioè bisogna volersi bene e star bene. Quindi per me è importantissimo che ci sia comunque, che si sappia di sta cosa, che cos'è e cosa sono le malattie intestinali croniche e che sia sensibilizzata la gente comunque nei confronti di pazienti che hanno bisogno di avere una certa attenzione. Tu sei il testimonial di IGIBD e dalla conferenza stampa di oggi è emerso che sono tanti i giovani che soffrono di queste malattie, ma non ne parlano per imbarazzo. Ecco, tu cosa ti sentiresti di dire a Sì, c'è loro? un blocco, tutti quanti, anche io ci sono passato all'inizio, c'è un blocco. E il blocco che va. Io per fortuna ho avuto la famiglia che mi è venuta, diciamo, a prendere e magari chi non ha questa fortuna deve avere il coraggio davvero di affidarsi anche a uno psicologo o comunque alle persone che gli vogliono bene perché, come dicevo prima, bisogna volersi bene e venirne fuori attraverso le persone che ti vogliono bene e dopo si cerca subito come risolvere la cosa, quindi l'importante è affidarsi, quello è sicuramente, ai professionisti come può essere tutti i dottori di IGBD. Ti aspettano delle nuove importanti sfide? Come la malattia influisce sulla tua professione? Io, essendo in remissione, sono stato molto fortunato perché ho passato giusto 2 anni brutti, però c'è gente che non è fortunata come me. Quindi io le dico che la mia più grossa terapia è stata il nuoto perché mi ha portato ad avere uno stile di vita talmente perfetto che è stato lo sport in sé a fare, più, oltre ai farmaci chiaramente, ad avere una terapia molto valida per quello che ho avuto. Quindi il consiglio che posso dare è davvero avere uno stile di vita che comunque si avvicina sempre di più allo sport. Magari non riesce a praticarlo, però essendo uno sportivo nella vita, diciamo questo.